Allora, buongiorno a tutti, ringrazio intanto dell'invito, ringrazio sia l'Ordine degli Ingegneri di Napoli che Ingenio. E non ringrazio per parlare dopo il professore Cosenza perché non è facile, diciamo, parlare dopo il professore Cosenza. Vi preannuncio che se vi sembrerà noiosa la mia presentazione è solo un fatto comparativo, non è un fatto assoluto. Comunque voglio anche dire che io presento oggi le costruzioni in acciaio e composte acciaio e calcestruzzo perché ho partecipato insieme col collega Raffaele Landolfo, che oggi non poteva essere qui per impegni istituzionali, sia alla revisione nella fase iniziale della norma, ma negli ultimi tempi alla revisione della circolare sulle costruzioni sia in acciaio sia acciaio e calcestruzzo. Devo premettere che non ci sono grandi cambiamenti. Allora, la parte generale che ha fatto vedere il professore Cosenza è una parte generale che riguarda tutte le costruzioni, quindi queste revisioni che sono state fatte, gli stati limite, eccetera, riguardano tutte le costruzioni. Sull'acciaio e le composte acciaio e calcestruzzo non ci sono stati molti cambiamenti, come anche sul cemento armato in sé non ci sono moltissimi cambiamenti, e quindi rivediamo un po' insieme alcune cose che sono gli approcci, diciamo, di base per questo tipo di costruzioni. Indubbiamente rivedere delle cose che sono già note perché la normativa è vigente da 10 anni potrebbe appunto risultare che moltissime cose vi sono già note, però voglio anche dire un'ultima cosa su queste tipologie strutturali. L'acciaio e le composte acciaio di calcestruzzo sono non molto diffuse nel nostro paese, sicuramente molto meno del cemento armato come costruzioni nuove e sicuramente c'è molto meno come edifici esistenti, se vogliamo parlare degli esistenti, dove invece moltissimo è cemento armato e muratura. Tuttavia, nel caso di queste due tipologie, c'è una diffusione maggiore per quanto riguarda non strutture antisismiche, ma per quanto riguarda per esempio anche coperture o costruzioni da ponte, dove le strutture composte, le strutture in acciaio sono molto diffuse. Quindi bisogna guardarle con un occhio più generale, senza pensare solamente alla sismica, perché in quel settore effettivamente edifici soprattutto multipiano, dove veramente la sismica si deve adottare con i suoi criteri di duttilità più complessi, non sono molto diffuse nel nostro paese. Allora, proprio per fare questo, vorrei premettere che l'approccio, diciamo, alle costruzioni composte e in acciaio, perché questa cosa poi è un po' comune, lo rivedremo, parliamo per adesso dell'acciaio, che riprende totalmente l'Eurocodice 3, è basato sul ben noto concetto delle tipologie di sezioni, perché nell'acciaio il concetto di duttilità è molto presente anche in generale per la parte non sismica. Infatti le strutture, come voi sapete, le sezioni, come voi sapete, sono suddivise in quattro classi di sezioni, dove la classificazione è proprio relativa alla duttilità, perché ci sono sezioni di classe 4, che sono delle sezioni duttili e possono raggiungere la plasticizzazione, vediamo qui una curva momento curvatura, in cui si vede che la classe 4 può raggiungere il massimo momento plastico e può avere anche una elevata duttilità. Poi ci sono quelle di classe 3 che sono abbastanza in grado di avere comunque una duttilità però molto ridotta rispetto alla classe 4, e poi ci sono, diciamo, ah no, scusate, ho sbagliato, cioè la classe 1 è quella più duttile, la 2 è quella semicompatta, un po' meno duttile, la 3 è quella, diciamo, che arriva in sostanza al momento di snervamento, lo supera però non è duttile, e la 4 è quella che non arriva neanche al momento di snervamento. Perché questa classificazione, che vediamo nel disegnino, una cerniera plastica rappresentata, è importante per l'acciaio anche per carichi verticali? Perché di fatto questa classificazione è collegata all'instabilità locale. L'instabilità locale è un problema che governa la risposta sismica, la risposta strutturale dell'acciaio in generale. Poi nella sismica noi sappiamo che la duttilità di per sé è importante e quindi questo problema verrà rafforzato, ma è un problema generale di classificazione che trovate nel capitolo 4. Quindi questa è la base, diciamo, su cui si muove l'acciaio in generale. Infatti l'instabilità locale, che può essere quella di un'anima, di un'ala, poi dipende dalla sezione e il profilo metallico, governa la possibilità di raggiungere lo snervamento addirittura nelle sezioni molto sottili, oppure di avere una elevata duttilità perché sopravviene prima. Le limitazioni, è ben noto e sono rimaste ovviamente le stesse, sono collegate alla cosiddetta snellezza locale, cioè la snellezza degli elementi che costituiscono la sezione, cioè le ali e le anime, per cui ci sono delle limitazioni che consentono di entrare nella classificazione delle sezioni. Inoltre, viene proprio individuato il valore della duttilità
facendo corrispondere alle sezioni, alla tipologia di sezioni, anche la capacità di rotazionale, chiamiamolo così, però in termini di curvatura, quindi il rapporto tra la curvatura ultima che si può raggiungere e la curvatura allo snervamento, quindi un concetto di duttilità che è presentissimo già nel capitolo 4, senza arrivare in sostanza alla sismica. Questo per dimostrare che la duttilità in effetti è una risorsa molto, che noi abbiamo, trascuriamo un po' per carichi verticali, ma che in realtà è sempre una risorsa della struttura, e l'acciaio è fondamentale, perché l'acciaio è un materiale che tra le sue caratteristiche principali ha proprio la possibilità di avere elevate duttilità. Parallelamente, adesso mi porto, cioè non voglio suddividere l'acciaio e le composte in due capitoli completamente diversi, come fa la norma, però in realtà richiama continuamente nelle costruzioni composte l'acciaio, perché buona parte delle indicazioni relative all'acciaio si devono riprendere nelle strutture composte. Che cos'è una trave composta? Ci sono delle travi composte che sono più tradizionali, quindi sono già in uso da moltissimi anni, e delle travi composte che sono un po' meno tradizionali e sono addirittura ancora in fase di studio. Quella a cui siamo più abituati è quella dove c'è un profilo sotto e sopra c'è una soletta composta, e una soletta in calcestruzzo. Un po' meno tradizionale la seconda che vediamo nella figura, dove anche l'anima, il profilo è rivestito di calcestruzzo. E una terza che adesso è molto studiata, che sono questi slim floor, in cui per realizzare ad esempio un solaio la sezione è immersa proprio nella soletta intera di calcestruzzo. Poi ci sono tante varianti, come per esempio l'uso di travi in acciaio che sono forate per alleggerire lungo l'anima e così via. E le forme poi della soletta possono cambiare. Molto importante è l'uso della lamiera aggregata, perché la realizzazione della soletta con lamiera aggregata si presenta molto più veloce di quella di un di soletta che abbia bisogno invece di una cassaforma, quindi è molto utilizzata per coperture, per solai. Quindi dimentichiamoci un attimo l'uso dell'acciaio e delle composte per la sismica in quanto interamente struttura realizzata come composta, ma ricordiamoci che ci sono tante strutture in cui la composta viene utilizzata con molta facilità, ad esempio le strutture da ponte. I ponti composti sono diffusissimi. I ponti ferroviari sono praticamente composti, ma anche quelli stradali spesso sono composti perché la possibilità di utilizzare una trave leggera, eventualmente reticolare, quindi ancora più leggera, e comunque ci vuole una soletta sopra. A questo punto la soletta la si fa collaborare con la trave, cosa di cui parleremo fra poco, e si ottiene quindi una struttura con delle elevate prestazioni, anche facile da montare, che può non aver bisogno di essere puntellata in fase, diciamo, di costruzione, perché l'acciaio può essere autoportante tranquillamente. Quindi non è un voglio dire, non sono delle costruzioni, diciamo, di nicchia, nel senso che coprono altri settori, un po' meno gli edifici. Cosa succede quando la trave è composta rispetto a quella di acciaio, che è più nota? Succede che i due materiali devono collaborare, altrimenti non si ottiene una sezione composta, si ottiene una soletta in calcestruzzo appoggiata su una trave di acciaio che non contribuisce né alla rigidezza né alla resistenza. Questa collaborazione si ottiene con dei connettori, quindi con dei sistemi meccanici che consentono il trasferimento degli sforzi da una parte all'altra. È palese in questo disegno che, essendo la sezione fatta di questi due materiali che collaborano, la cosa migliore è avere il calcestruzzo in compressione, perché il calcestruzzo notoriamente ha minori prestazioni in trazione, e l'acciaio in trazione, perché notoriamente l'acciaio ha problemi quando è compresso non per la resistenza ma per l'instabilità. E per l'instabilità locale, come abbiamo visto prima, quindi con snellezza delle sue parti. Quindi sarebbe la migliore soluzione. Sotto vediamo la rappresentazione quindi di un eventuale momento plastico che si può raggiungere, dove il calcestruzzo si trova tutto compresso e l'acciaio si trova tutto teso. In realtà si possono realizzare anche schemi continui. Io ho visto diversi ponti realizzati negli ultimi anni con schema continuo, perché i giunti sono un problema, come anche se si realizzasse un edificio con la struttura composta per quanto riguarda le travi. In realtà, volendo avere un telaio, si dovrebbe avere la continuità della trave, e quindi significa portare la sezione composta in una zona di momento negativo, ovvero avere la trazione al bordo superiore dove c'è il calcestruzzo e la compressione nell'acciaio, che è la peggiore prestazione che possa avere la trave composta. Nella normativa ci sono delle indicazioni in generale sulla possibile utilizzazione, diciamo, della fessurazione, come nel cemento armato, per ridistribuire gli sforzi. Cioè, è vero che è un aspetto negativo che il calcestruzzo si fessura, ma è anche vero che noi sappiamo che i materiali, quando perdono di rigidezza, perché loro stessi, diciamo, non riescono a sopportare
delle sollecitazioni ridistribuiscono verso le zone che sono ancora invece in grado di portare sollecitazione, quindi la struttura ha questa possibilità. Questa possibilità poi si amplia se oltre alla fessurazione c'è la plasticizzazione, quindi se utilizziamo una sezione che è duttile. Qui vediamo una possibilità, che è anche contemplata dalla norma, di fare un calcolo con ridistribuzione delle sollecitazioni. Quindi in una trave composta è vero che si fessura, ma questo può essere utilizzato a vantaggio di un calcolo non lineare per carichi verticali. Anche con un metodo semplificato dove la zona, diciamo, tesa viene individuata con una grandezza fissa che è il 15% della lunghezza. Quindi c'è una risorsa sulla struttura composta che può essere utilizzata anche a momento negativo. In realtà però torniamo un attimo al problema, diciamo, della trave composta quando è soggetta al momento negativo. E quindi questo poi prelude al fatto che io parlerò anche in zona di utilizzo in zona sismica di strutture a telaio composte. La trave composta soggetta a momento negativo si comporta come una trave in acciaio soggetta a momento negativo e a uno sforzo normale di compressione, quindi peggiorata la parte di sotto della trave in acciaio. Qui vediamo una prova sperimentale di una trave in flessa al contrario, quindi con la soletta in trazione e profilo, diciamo, ala del profilo in compressione, e come potete vedere si ha l'instabilità dell'ala inferiore, ma anche dell'anima, adesso non si vede nel disegno, anche dell'anima. Quindi sicuramente una prestazione inferiore. Da un punto di vista però di resistenza, se guardate il diagrammino sulla destra, il momento ultimo, cioè la resistenza della trave, si calcola con le usuali procedure, quindi con metodi come per esempio questo, lo stress block. L'unico problema è che il calcestruzzo in trazione non dà contributo, quindi l'unico contributo è la presenza di un'armatura nella soletta, se vogliamo far collaborare la soletta a trazione. Quindi sicuramente i momenti resistenti saranno molto più bassi di quelli a momento positivo. I momenti resistenti negativi sono più bassi perché la soletta dà un contributo enorme in compressione, l'armatura può dare un contributo piccolo, diciamo, in trazione. Il profilo di acciaio dà sempre un contributo al suo massimo. La cosa però che potrebbe utilizzarsi nella trave composta è quella di rivestire anche l'anima e le ali per modificare la classificazione, cioè la normativa dà la possibilità di riclassificare, in realtà questa parte sta nella circolare che è ancora in fase di revisione, perché nell'acciaio e nelle composte una delle revisioni della normativa è consistita fondamentalmente nel trasferire alcune parti che erano state messe in circolare nella normativa. Perché noi in Italia abbiamo questa, diciamo, questo duplice documento, da una parte la norma, da una parte la circolare. A livello europeo esistono gli eurocodici, l'eurocodice 3 contiene tutto l'acciaio, l'eurocodice 4 contiene tutte le composte. Quindi abbiamo rivisto un poco quello che nella circolare si sembrava più logico passare nella normativa e l'abbiamo trasferito. Tornando a questa possibilità di rivestimento dell'anima e in effetti questo riempimento, diciamo, tra le ali, questo migliora la classificazione della sezione. La prima cosa che viene migliorata, tornando al disegno della trave di prima, quella classica con la soletta sopra, è che quando voi mettete la soletta di calcestruzzo sul profilo metallico, è chiaro che l'ala superiore, che è compressa, non può stabilizzarsi. Quindi la circolare dice chiaramente che si riclassifica e va in classe 1, perché la parte di acciaio non può avere instabilità locale. Se fate il rivestimento dell'anima ci sono delle indicazioni per poter riclassificare, cioè far salire un po' quei limiti che abbiamo visto per la classificazione delle quattro classi delle sezioni e quindi la possibilità di utilizzarlo invece di un sistema, per esempio di piatti che possano ridurre un po' l'instabilità ma che non sono continui, che creano comunque altre problematiche, il calcestruzzo. Tra l'altro anticipo che il calcestruzzo come rivestimento può avere una buona prestazione come protezione al fuoco, perché noi sappiamo che l'acciaio ha due problemi veri che non sono meccanici, ma sono il problema della corrosione e il problema della resistenza al fuoco. Il calcestruzzo è un modo per ottenere una resistenza ed avere anche un contributo, e quindi la composta nasce anche da questo. L'altro problema fondamentale che crea il cambiamento tra l'acciaio, che sicuramente è visto in maniera più tradizionale, tutti appunto saprete la trave in acciaio come si tratta, nella costruzione composta, nella sezione composta nasce un problema fondamentale. Questa soletta che sta collegata con la trave ha una larghezza, questa larghezza non collabora tutta per quanto riguarda la resistenza e la rigidezza della sezione. Nasce il concetto di larghezza collaborante, che in realtà riguarda qualunque elemento composto, anche una trave precompressa su cui viene gettata una soletta, c'è una larghezza che collabora con la trave,
che viene individuata nel caso della nostra, nella normativa, questa è la figura della normativa, ma è uguale a quella dell'Euro Codice 4, viene individuata in funzione del diagramma delle sollecitazioni. Allora, sulla destra vedete che significa larghezza collaborante, cioè una larghezza su cui si può assumere un andamento costante delle tensioni che sia equivalente, come integrale, diciamo, a quella che invece è la distribuzione reale delle tensioni, che chiaramente si va a smorzare mano a mano che ci allontaniamo dalla sezione in acciaio che è sottoposta. Questo andamento però varia lungo la trave, quindi non è un problema di semplicissima soluzione, vengono date delle formule, quindi è possibile individuare uno schema in cui con questa larghezza collaborante la trave diventa sezione variabile lungo il suo schema. Infatti questa è una pianta, ci sono studi che sono stati fatti già molti anni fa sulla larghezza collaborante e larghezza efficace anche detta, che c'è questa variazione lungo il percorso. Vi devo anche preannunciare che questa larghezza efficace è un problema perché non solo varia lungo la trave, ma le formule con cui si determina la larghezza collaborante cambiano quando passiamo alla sismica. E nella sismica addirittura, poi ci daremo un'occhiata, si vedono due formule diverse, uno per il calcolo della rigidezza e uno per il calcolo della resistenza. Quindi è un problema che dal punto di vista della progettazione crea qualche problema, diciamo, di calcolo, di schematizzazione, di modellazione. Ovviamente se la trave è sottoposta a momento negativo, la larghezza, diciamo, collaborante, la larghezza efficace, ci serve per dimensionare la quantità di armatura che possiamo prendere in trazione, quella che ricade nella larghezza efficace. Quindi vale sia a momento positivo che negativo. Torniamo però a una delle differenze maggiori tra le due tipologie, tra l'acciaio e le composte. Noi dobbiamo farle collaborare. Per farle collaborare dobbiamo introdurre la connessione. La connessione è il vero cuore, diciamo, diverso tra le due tipologie strutturali, e quindi c'è un paragrafo proprio della norma sulle connessioni. Quindi introduciamo anche una modalità di rottura diversa nella trave composta. Mentre l'acciaio si può rompere perché il materiale, diciamo, acciaio si rompe, o per carenza di duttilità, se vogliamo vedere la rottura come limite di crisi della costruzione, in realtà nella struttura composta, oltre alla rottura dei materiali, che già sono due, perché si può avere la crisi dell'acciaio o la crisi del calcestruzzo, c'è anche la crisi della connessione. Quindi bisogna che la connessione sia un elemento di cui è possibile dimensionare la resistenza. In realtà si dovrebbe dimensionare anche la rigidezza, perché anche quella può intervenire nella valutazione delle sollecitazioni, e quindi abbiamo questa crisi aggiuntiva. Questa crisi aggiuntiva non è semplice, perché è vero che esiste un connettore metallico che collega i due elementi, ma la rottura non è la rottura del connettore, è la rottura della connessione. È un problema complesso questo, come un po' l'aderenza acciaio-calcestruzzo. Non esiste la rottura di cosa, è un'interfaccia, e la rottura del calcestruzzo nell'interfaccia, quindi la rottura della connessione è complessa. E dove avviene? Può avvenire dove le sollecitazioni sono massime, quindi per esempio in una trave appoggiata abbiamo l'estremità dove la tensione tangenziale, il taglio è massimo, e lo scorrimento, che è lo sforzo orizzontale dovuto al taglio, quindi alla variazione di momento, è massimo. Quindi introduciamo tutte queste cose nuove. Inoltre, l'altra cosa molto importante che c'è nella normativa, c'era già, non è che può essere cambiato, quindi tante cose sono le stesse, le sottolineiamo. In realtà il problema è questo, che se il connettore ha anche questo ruolo di trasferire lo sforzo e quindi deve essere in grado, se noi vogliamo che la struttura, che la sezione raggiunga il suo momento plastico, deve essere in grado di trasferire gli sforzi che servono per raggiungere il momento plastico. A momento positivo o a momento negativo, non c'è differenza. Allora, se guardiamo questo disegnino in cui qui c'è la compressione della soletta, qua c'è la trazione dell'acciaio per il raggiungimento del momento plastico, se noi vogliamo che la sezione sia di classe 1, per esempio, quindi possa raggiungere il suo momento plastico, la connessione deve trasferire questo sforzo, cioè il valore che si devono scambiare queste due parti. In tutto questo la normativa introduce quindi questo concetto di connettore anche duttile, perché diverso è la sezione duttile e quindi deve raggiungere il suo momento plastico, diverso è il connettore, che è un altro elemento proprio nuovo che ha una sua rottura, un suo comportamento anche deformativo. Il connettore duttile è un connettore che ha una capacità deformativa abbastanza grande, cioè sufficiente da consentire che tutti i connettori raggiungano la stessa resistenza, la stessa sollecitazione interna che poi è la loro resistenza.
Questo concetto di duttilità è un concetto però che non si può dare come definizione solo riguardo al connettore, cioè questo connettore è duttile, perché il connettore diventa duttile all'interno di un sistema che è quello del trasferimento. Quindi intanto le prove sui connettori si fanno sui sistemi composti, non sul singolo piolo, che probabilmente ha una duttilità elevatissima come ce l'ha l'acciaio. Si deve fare sulla connessione, perché la duttilità è legata alla modalità di funzionamento della connessione, dove c'è anche il calcestruzzo che viene sollecitato dalla connessione, primo. Seconda cosa, la duttilità è una richiesta, diciamo, ha a che fare con la richiesta di deformazione del connettore. Se noi guardiamo questo disegnino, noi vediamo che in una trave che si inflette, dove qui è palese il fatto che i due elementi tendono a scorrere l'uno rispetto all'altro e che solo la connessione li tiene in collegamento, la richiesta di deformazione al connettore varia, per cui all'estremità è più grande, mano a mano che si va verso l'interno della trave diventa più piccola. Quindi il connettore duttile è un connettore che, diciamo, deve essere in grado, ma su quale trave? La normativa introduce delle limitazioni relative anche alla lunghezza della trave, per cui un connettore può essere duttile per una trave e non duttile per una trave più lunga, questa è in linea di massima. Quindi è importante andare a vedere se il connettore che noi progettiamo ha dei requisiti di utilità, cioè ha un certo diametro, eccetera, eccetera. C'è una prova che ci dice che arriva a uno spostamento di 6 mm, ma non basta. Su alcune travi non è duttile. Per esempio, vi devo dire che sulle travi da ponte, nella maggioranza dei casi, non si utilizza il connettore duttile, perché la trave da ponte, prima di tutto, spesso non è di classe, anzi direi quasi sempre, non è di classe, diciamo, 1, quindi non è richiesta la duttilità neanche per la trave. A quel punto non serve quella del connettore duttile, sono molto lunghe e quindi è un concetto più legato a una struttura da solaio, di copertura, di un edificio. Però è un concetto importante. L'altra cosa importante è questa, poiché abbiamo detto che la struttura è composta nella sua accezione normativa solamente se c'è il trasferimento degli sforzi tra una parte e un'altra, perché io posso gettare una soletta su una trave in acciaio, non mettere i connettori come si facevano i solai di una volta e quelli non sono collaboranti, non ho il diritto di considerare una trave composta in quel caso, ma devo far sì che collaborino. Allora, la collaborazione, questa è una novità degli eurocodici e della normativa, non di quella di ora, in generale come approccio, è che questa collaborazione io la posso progettare, cioè non necessariamente devo avere per forza la collaborazione massima tra i due componenti. Posso andare da collaborazione zero alla collaborazione massima, cioè quello che la rende una trave composta, ovvero posso applicare la conservazione della sezione piana, momento plastico, sull'intera trave. Posso muovermi in questo campo. Allora vediamo in questa figura che la resistenza della sezione può essere o quella del solacciaio, se non c'è connessione tra i due, oppure può essere quella della trave composta, dove c'è la connessione totale, cioè quella che fa sì che sia una sezione unica. In mezzo ci sono infinite possibilità di soluzione, infinite possibilità di progettare i connettori per avere una collaborazione parziale fra le due parti. Dice perché? Perché potrei voler indurre la rottura nella connessione, o perché questa sovraresistenza non mi serve, a questo punto risparmio connettori. Cioè ci possono essere diversi motivi per avere una connessione parziale, oppure vado a verificare una struttura esistente, trovo che i connettori non sono sufficienti per quella totale, non so che fare, posso invece di prendere la sola resistenza della sezione in acciaio utilizzare la connessione parziale. Quindi è un concetto nuovo. L'ultima cosa importante sulla connessione è questa, come ho detto prima, diverso è parlare del connettore, diverso è parlare della connessione. La rottura della connessione può avvenire o perché si rompe il connettore o perché si rompe il calcestruzzo. E quindi ci sono diverse modalità di crisi. È chiaro che queste modalità di crisi, poiché riguardano anche la soletta in calcestruzzo, richiedono, secondo la normativa, anche dei dettagli di armatura che vanno nella zona dove questo trasferimento avviene, perché la zona di calcestruzzo sollecitata localmente è quella dove stanno i connettori. Poi, se non si rompe localmente, distribuirà e avremo questa nostra bella larghezza efficace, tutta collaborante. Ma se si rompe localmente, come tutti i problemi strutturali, noi siamo abituati alle formule globali, la struttura, la sezione, però per arrivare al funzionamento di una sezione con conservazione di sezione piana, momento plastico, bisogna evitare le rotture locali. E quindi ci sono queste indicazioni sul tipo di rottura e sulle sezioni, su quelle che sono le armature. A questo punto è chiaro che la resistenza del connettore viene individuata da due formule e la resistenza viene presa come minimo tra le due. Una delle due formule lo si vede dalla sua struttura,
pi greco di quadro quarti, che cos'è? L'area del connettore, e quindi è legata alla resistenza del connettore in acciaio, con i suoi poi coefficienti gamma, come in tutte le cose allo stato limite. L'altra formula, quella di sotto, è collegata invece alla resistenza del calcestruzzo. Lo si vede dalla presenza della resistenza a compressione del calcestruzzo. Lasciamo stare gli altri termini, l'unica cosa che vi voglio far notare è il modulo elastico. Come mai in una formula di resistenza è presente il modulo elastico? Perché banalmente, torniamo a questo disegnino, nel disegnino, diciamo, di sotto, si vede che il connettore si deforma e c'è una compressione sul calcestruzzo che dipenderà dall'interazione tra questo piolo e il calcestruzzo, tipo una trave di fondazione messa in verticale. Dico qua, professore di scienza delle costruzioni, non me ne vogliono a male se ho semplificato, e quindi dipende dalla rigidezza del calcestruzzo, cioè la tensione che nascerà in questa zona di rottura dipende da questo, per cui c'è anche il modulo elastico. L'altra cosa da notare è che nelle formule questo valore della resistenza del calcestruzzo dovuto alla rottura del calcestruzzo dipende dal rapporto tra l'altezza del connettore e il diametro. Anche questo, se noi pensiamo a una trave di fondazione, sappiamo che a un certo punto, se applichiamo una sollecitazione a un estremo di una trave, se la trave è molto lunga, da un certo punto in poi non conterà più niente la lunghezza, diventa infinitamente lunga e quindi non contribuisce. Non possiamo pensare che possiamo allungare il connettore a dismisura avendo sempre il suo miglioramento. Da un certo punto in poi, che è circa 4 volte il diametro, sarà inefficace e quindi c'è una limitazione sulla dimensione. L'ultima cosa, vi faccio vedere questa figura, per calcolare poi il taglio sui connettori, secondo se il connettore è duttile o il connettore non è duttile. Allora, se non è duttile non ci sono proprio indicazioni nella normativa, perché è chiaro che si deve tornare all'elasticità lineare, quindi alla formula di Juraschi, allo scorrimento che tutti sappiamo calcolare. E quindi è più, come dire, più tradizionale. Se il connettore è duttile è meno tradizionale, è più conveniente, perché lo sforzo di trasferimento si può diciamo, calcolare in maniera globale, cioè c'è un tratto di trave su cui devo trasferire questo sforzo di compressione della soletta o di trazione dell'acciaio, divido per il tratto e metto i connettori uniformemente distribuiti. Quindi è un concetto esteso di duttilità. Noi sappiamo che quando una struttura è duttile, qualunque sia la prestazione duttile, fosse il diagramma della compressione sul calcestruzzo o sull'acciaio, avere duttilità significa portare tutte le fibre del calcestruzzo, portare tutti i connettori, portare tutti gli elementi allo stesso livello di resistenza e tramutare quindi la duttilità in una risorsa di resistenza. Perché? Perché chi è più debole almeno si deforma e aspetta che gli altri lo raggiungano. Questo è il concetto, diciamo, semplificato di duttilità. Per quanto riguarda la resistenza a taglio, si torna a un'unificazione totale tra le strutture composte e quelle in acciaio, perché il taglio, la resistenza a taglio è affidata all'anima del profilo in acciaio, sia che la trave sia composta, sia che la trave sia in acciaio, a meno che la norma dà qualche margine di trovare contributi a taglio dati dalla parte in calcestruzzo, ma per adesso modellare questa parte in calcestruzzo che dovesse rivestire l'anima, che ha staffe, può non avere staffe, è difficile. A questo punto si affida all'acciaio e loro si riunificano nella tipologia dell'acciaio. Poi ci sono anche le solette composte all'interno delle strutture composte, ma non c'è tempo per parlarne. Voglio dirvi solamente che la soletta composta è molto diffusa, cioè ad oggi la costruzione di un solaio in acciaio comporta fondamentalmente la realizzazione di una soletta, e che nella maggioranza dei casi oggi, per risparmiare la cassaforma e per essere più veloci, si mettono le lamiere grecate, quindi è molto in uso. Addirittura anche in costruzioni da ponti si possono utilizzare le lamiere grecate, sono comodissime. Su questo bisogna poi stare attenti alla presenza dei connettori, perché bisogna vedere la tecnologia con cui il connettore attraversa questa lamiera aggregata, le saldature. Ci sono diversi problemi tecnologici che per oggi si risolvono, e anche le forme delle lamiere sono variabili. Alla fine c'è la colonna composta. La colonna composta è ancora meno utilizzata della trave, sicuramente molto meno. Dico solamente che ci sono varie forme, le vedete qui, e che le sue caratteristiche positive non sono tanto per la resistenza, ma quanto, diciamo, per il fatto che l'instabilità locale viene ridotta, quindi in compressione c'è un rendimento maggiore dal punto di vista meccanico. Soprattutto c'è però una resistenza al fuoco, soprattutto le prime due tipologie, ma anche quella riempita, la presenza del calcestruzzo interno, gli studi dimostrano, con sperimentazioni avanzate, che il rilascio di acqua durante un incendio può portare a un miglioramento della sezione. Per quanto riguarda le colonne composte,
è stato trasferito dalla circolare alla normativa la parte relativa al confinamento, un po' come succedeva nel cemento armato, perché nelle colonne, per esempio, circolari riempite, il confinamento è molto importante, è praticamente una magnificazione, un'amplificazione di quello che fanno le staffe. Le staffe sono discontinue, questa è una camicia di acciaio continua, quindi più di così in una sezione circolare con camicia di acciaio il confinamento non si può avere, quindi ci sono delle formule che consentono di avere il calcolo, di fare il calcolo di questo confinamento. Poi ci sono indicazioni per costruire domini di presso flessione delle colonne e poi, adesso non c'è tempo, ovviamente ci sono tutti i problemi dell'instabilità che sono assolutamente analoghi a quelli dell'acciaio, cioè l'approccio del calcolo del carico della resistenza della sezione, della colonna, diciamo, tenendo conto dell'instabilità, è identico a quello dell'acciaio. Se si utilizzano le curve di stabilità, quelle in cui si entra con un lambda, il lambda è un po' diverso da quello dell'acciaio perché la sezione è composta, ci sono due materiali. Però si ottiene poi un chi con cui si riducono le resistenze a compressione e poi ci sono le formule della pressoflessione che tengono conto di stabilità. Sono tutte cose abbastanza tradizionali che possono sembrare non tradizionali perché applicate a una tipologia costruttiva non molto diffusa. Le colonne composte sono molto rare, almeno nel nostro paese. Per esempio, sono molto diffuse in Cina, in Germania per carichi verticali, in Cina anche per il sisma perché hanno ottime prestazioni di duttilità. Costruzioni in acciaio, arriviamo alla parte di azioni sismiche, anche se vi ripeto, qui sull'acciaio sicuramente sarete tutti preparatissimi perché non c'è nulla di nuovo nella nuova normativa. E sulle composte non c'è nulla di nuovo, però non si usano, quindi è nuovo di per sé. Se io dico qualcosa posso dire una cosa nuova. Allora, per quanto riguarda l'acciaio, ci sono le cose più tradizionali, ma andiamo direttamente a quelle che sono le tipologie strutturali, cioè il cuore della problematica della sismica, se parliamo di scelte di materiali e di progettazione sismica, non parliamo di calcolo, perché il calcolo è l'ultima goccia che purtroppo oggi fa pure traboccare il vaso perché è la cosa peggiore, mentre invece esiste la progettazione strutturale, significa prendere le N tipologie di acciaio, di composte, di cemento armato, di precompresso, di legno e decidere prima di tutto cosa scegliere e perché. Allora, nel caso dell'acciaio, come nel cemento armato, esistono più tipologie. Il concetto base è questo: si può scegliere il telaio, che è una tipologia dove l'azione sismica viene assorbita da elementi travi e pilastri, oppure una struttura che ha delle apposite parti dove viene deviato il terremoto, diciamo l'azione del terremoto, quindi l'azione sismica viene assorbita da questi elementi che sono cosiddetti controventi. Controvento è una parola generica che nasce secondo me dal fatto che l'azione del vento di solito è predominante su alcune costruzioni in acciaio. Se fate una costruzione di un capannone, il sisma non è lui che governa il vento e non conviene neanche mettere la duttilità perché è pesantissima come dettagli costruttivi. Quindi questi controventi, che possono essere anche in cemento armato, potrebbe essere anche un nucleo in cemento armato e tutti i pilastri in acciaio, sono indirizzati ad assorbire con varie forme e con il concetto di dissipare l'energia, quindi di avere grandi plasticizzazioni concentrate in sé, e possono essere inserite e avere diverse forme. Li vediamo qui rappresentati, controventi concentrici, eccentrici, vabbè, poi ci sono le solite strutture a mensole e pendolo inverso che trovate in tutte le tipologie strutturali dove la colonna, diciamo, è poco vincolata. Allora qui, vabbè, qua c'erano i fattori di struttura che ben sapete, si differenziano secondo se la classe A è classe B e si differenziano secondo la tipologia. Che cosa vediamo? Giusto brevemente, che il fattore di struttura maggiore, quindi la maggiore duttilità, si ha per le strutture intelaiate, ma semplicemente perché hanno più punti dove indirizzate nella progettazione la dissipazione di energia. E per i controventi eccentrici e poi scendono mano a mano per le altre tipologie e compare anche questo alfa uso alfa 1 che è ben noto per tutte le tipologie strutturali che rappresenta proprio l'incremento di resistenza, la sovraresistenza dovuto al fatto che in una struttura iperstatica la duttilità si trasforma in resistenza perché i punti che plasticizzano prima consentono, senza arrivare, diciamo, all'ultima deformazione che gli è consentita, consentono agli altri punti di andare avanti e quindi di arrivare e di raggiungerli. Se la struttura è ben progettata, più punti ci sono che plasticizzano, più alfa uso alfa 1, quindi questo rapporto tra il carico massimo e il carico di snervamento, cioè di prima plasticizzazione, diventa elevato. E quindi questo lo sappiamo anche per l'acciaio, dove le tipologie però sono legate anche ai controventi.
Esistono in generale regole di dettaglio che riguardano la singola tipologia strutturale, e poi diciamo che però sono valide in generale, e delle altre regole che sono specifiche, cioè i cosiddetti dettagli costruttivi, quindi nell'acciaio come nel cemento armato c'è tutta questa parte. Non perdiamo tempo su questo, ci sono le caratteristiche del materiale. Il materiale acciaio è un materiale duttile, quindi non è difficile ottenere le caratteristiche individuate dalla normativa. È ben noto che un problema, diciamo, delle caratteristiche dei materiali, anche nel cemento armato, sono le sovraresistenze. La sovraresistenza in un progetto basato su duttilità e resistenza e non solo su resistenza non è sempre un bene, perché è un'incontrollabile overstrength, sovraresistenza, che può finire in un punto che non era quello dove doveva stare, quindi la rottura non è più quella che noi nella nostra testa pensiamo quando facciamo il progetto. Quindi attenzione, questo io che vengo come voi dall'era delle tensioni ammissibili e dall'era in cui in cantiere si diceva metto un ferro in più, metto un profilo più grande, sì, va bene, questo è un po' destabilizzante perché significa che mettere in più, mettere più resistenza non sempre è buono perché si cambia il meccanismo. Quindi c'è il materiale poi. L'ha già detto il professore Cosenza, esistono dei coefficienti amplificativi che si useranno per governare le gerarchie delle resistenze che sono legate al tipo di materiale. E quindi questi gamma RD che compaiono un po' nelle formule di gerarchia delle resistenze. Una cosa importante dell'acciaio, che è diventato importante, ma è una cosa molto recente, nel cemento armato, dove il nodo non è mai stato visto come un elemento, l'acciaio invece, per sua natura e per sua tradizione, il collegamento è sempre stato visto come tale e quindi con una sua progettazione e una sua valutazione della resistenza. Quindi da questo punto di vista l'acciaio ha più tradizione. E tra l'altro i collegamenti possono essere saldati, bullonati, una parte saldata, una parte bullonata, quindi esistono una serie, diciamo, notevole di tipologie di collegamento secondo il tipo di profilo. Devo dire a questo punto che la normativa italiana, perché nella normativa europea non è proprio così, nella progettazione sismica, richiede la plasticizzazione solo negli elementi, nelle membrature, cioè nelle travi e al piede dei pilastri, come nel cemento armato, mentre invece nell'acciaio e nelle composte a livello europeo si può dissipare nell'elemento di nodo, perché l'elemento di nodo non è come quello del calcestruzzo, è un elemento fatto anch'esso di acciaio dove si può avere una plasticizzazione e una duttilità. Invece noi, muovendoci in questa forma, abbiamo quindi che il nodo deve essere sempre sovraresistente. Quindi noi progettiamo la trave e il pilastro, il nodo, come nel cemento armato, deve essere sovraresistente e quindi la sua RD deve superare la R di plasticizzazione degli elementi che convergono all'interno del nodo. Questo in generale, questo vale anche per le composte, quindi alcune cose io per le composte non le ripeto, sono esattamente le stesse, anzi la normativa non le ripete, le richiama dal capitolo dell'acciaio. Abbiamo introdotto la classificazione delle sezioni dicendo che già nel capitolo 4 la classificazione delle sezioni è legata alla duttilità, questo è importantissimo perché a questo punto il fattore di struttura non può che essere legato anche al tipo di sezione che si utilizza. Quindi la sezione di classe 1 e classe 2 vi consentono di avere una struttura che ha duttilità. Se utilizzate, diciamo, una sezione di classe 3 o classe 4, la duttilità non la potete proprio avere per definizione perché è la sezione in acciaio che non è in grado. Vabbè, quindi ci sono poi delle regole, adesso non c'è tempo di soffermarsi, sono delle regole anche abbastanza ben note come si stimano le resistenze a flessione e come si stimano le resistenze a trazione, non c'è niente di nuovo se non il fatto che compaiono questi coefficienti e che poi bisogna governarle con la gerarchia. Allora, veniamo un attimo a qualche altro dettaglio che riguarda le tipologie. Allora, se andiamo sui telai, noi dobbiamo dissipare l'energia, diciamo, deformativa la dobbiamo dissipare nelle travi e poi al piede dei pilastri è consentito. Quindi dobbiamo fare gerarchia. La gerarchia impone di amplificare il momento resistente della trave per poter valutare i momenti resistenti dei pilastri e anche quelli del nodo, come abbiamo già detto. Quindi, banalmente, questa è la procedura. Molto analogo al cemento armato, con piccole differenze di carattere operativo, di cui forse c'è anche una slide. E quindi dobbiamo fare le nostre verifiche, il taglio deve essere valutato che il taglio dovuto al carico verticale più quello dovuto all'effetto sismico, diviso il taglio resistente, deve essere minore di 0,5, perché in questo caso il taglio ha anche una rottura meno duttile della flessione, quindi come nel cemento armato dobbiamo fare gerarchia taglio-flessione.
Quindi ci sono delle regole, anche lo sforzo normale diciamo, è dannoso per quello di compressione perché chiaramente porta all'instabilità. La cosa un po' diversa rispetto a un cemento armato è questo approccio della valutazione del fattore di sovraresistenza, cioè si deve valutare un fattore che dipende dal calcolo, dalla valutazione diciamo, globale dell'intera struttura. Questo fattore è il minimo di tutti i rapporti tra il momento resistente dell'elemento e il momento sollecitante dell'elemento. Si prende questo minimo e questo minimo si utilizza per calcolare le sollecitazioni nelle colonne. Siamo passati diciamo, alle colonne che hanno un problema di sovraresistenza perché noi dobbiamo indirizzare la crisi nelle travi. Quindi una volta calcolato questo omega, poi si ricalcolano gli sforzi normali, i momenti e il taglio, tenendo conto di questa amplificazione dovuta al fatto che noi dobbiamo applicare una gerarchia. E quindi questa è un po' una differenza. Ma queste sono cose che già c'erano, quindi io le sto solo ricapitolando per sottolineare gli aspetti importanti. E poi c'è sempre il problema del taglio, dove il taglio sollecitante deve essere minore del 50% del taglio diciamo, resistente plastico. Quindi ci sono alcune regole. Poi si passa ai collegamenti, anche nei collegamenti abbiamo detto che si deve fare gerarchia, quindi si deve far sì che il collegamento, che viene calcolato regolarmente nell'acciaio, o bullonato o saldato, esistono delle valutazioni del collegamento, deve essere sovraresistente rispetto ai momenti resistenti delle travi. In più c'è la solita amplificazione del gamma, che abbiamo già detto contiene in sé la sovraresistenza del materiale e anche diciamo, di un altro fattore che è 1,1. La stessa cosa vale sia per la flessione che per il taglio, perché i pannelli diciamo, di nodo dei collegamenti hanno una resistenza a flessione, poi ci sono le bullonature, eccetera, ma c'è anche la resistenza a taglio. Quindi per entrambi bisogna applicare la gerarchia. Vabbè, poi c'è la solita gerarchia, non mi vorrei proprio soffermare, trave colonna, identicamente come accade diciamo, nel cemento armato. Quindi nei telai è molto simile al cemento armato perché è assolutamente analogo il tipo di meccanismo globale che si vuole raggiungere. Quindi cambiano solamente un po' le formulette, compaiono dei coefficienti un po' diversi, ma il concetto è esattamente lo stesso. Mentre invece andiamo sui controventi, i controventi invece sono tipicamente controventi in acciaio, sono tipicamente utilizzati nelle strutture in acciaio, anche se vi preannuncio che oggi si stanno molto diffondendo come intervento sulle strutture in cemento armato esistenti per fornirgli una maggiore capacità. Quindi abbiamo diversi tipi di controvento e per ognuno di questi controventi ci sono delle indicazioni specifiche. Diamo giusto un'occhiata. Ovviamente il controvento è l'elemento che deve dissipare l'energia, quindi deve essere caricato dall'azione sismica. Ciò significa che nella nostra progettazione la gerarchia è sicuramente di sovraresistenza di tutto il resto della struttura rispetto al controvento. Quindi cosa diventa pesante nella progettazione del controvento? Molto pesante è il collegamento, perché è il controvento che deve essere l'elemento che plasticizza, quindi avete questi collegamenti dell'acciaio alla struttura e le parti della struttura in acciaio che si collegano al controvento che sono molto pesanti da progettare. Questo perciò in un edificio di un monopiano, per esempio industriale, tipicamente dove si applica l'acciaio, spesso è meglio usare il fattore di struttura unitario perché i problemi di vento governano intanto, quindi non serve a niente avere un fattore di struttura elevato. Seconda cosa, questi dettagli costruttivi diventano così pesanti, per esempio quello alla base è pesantissimo, che è molto più conveniente la progettazione con fattore unitario. Quindi ci sono le sovraresistenze e nel caso dei controventi, per esempio concentrici, questi a diagonale, che poi possono essere di vario tipo, perché la diagonale, una è compressa e una è tesa, noi possiamo far lavorare solo la diagonale tesa, quella compressa la teniamo fuori, però questo significa che la diagonale tesa deve rimanere in campo elastico, perché dopo, quando si inverte il segno delle azioni, deve poter tornare a lavorare dall'altra parte. E quindi c'è la sovraresistenza del nodo fondamentalmente da progettare. Vabbè, e non c'è tempo per vedere tutto, ci sono le indicazioni specifiche per vedere come si progettano queste diagonali, che snellezza devono avere e così via, proprio per garantirne la prestazione in campo elastico. E le gerarchie delle resistenze ancora una volta sono governate da questo omega che va calcolato, il quale però è diverso perché lì si lavorava a flessione per i telai, qua si lavora a sforzo normale nelle diagonali, quindi si deve calcolare l'omega complessivo di tutte le diagonali che lavorano per i controventi concentrici, che sarà sicuramente più di uno all'interno del nostro edificio. Poi si fanno le verifiche dei travi delle colonne e, come vi ho preannunciato, si deve rispettare la gerarchia, cioè nel nodo dove c'è il controvento travi e colonne sono sovradimensionati per garantire che la crisi sia nelle diagonali.
Andiamo avanti, questo è un altro tipo di controvento, controvento eccentrici. Questi sono più utilizzati quando ci sono, per esempio, problemi di aperture. Cioè, è chiaro che nel controvento a croce avere un'apertura, una finestra, una porta è complicato. Quindi questo è molto più utile a livello di collocazione. E in questo caso la dissipazione viene concentrata all'interno di questo elemento che vedete al centro, che è un elemento dissipativo. Oggi, peraltro, la cosa interessante non è tanto quello che dice la normativa, quanto che su questi elementi, questi link, diciamo, dissipativi, ci sono tantissimi studi, per cui si stanno studiando elementi, per esempio, sostituibili, si danneggiano durante un terremoto, una specie di fusibile che assorbe questo danno, dopodiché viene sostituito, e quindi ci sono tanti studi. Alcuni portano anche ad elementi dissipativi, con sistemi attritivi, con sistemi viscosi e così via. Quindi non state tanto a guardare le cose classiche, diciamo, del controvento. Sappiate che oggi ci sono tantissime tecnologie, è più quella la cosa, la risorsa importante, che peraltro va bene anche come intervento su un edificio esistente, mentre il controvento ordinario sull'edificio esistente in cemento armato rende male. Quindi ci sono questi sistemi dissipativi, è inutile guardare le formule, sapete sicuramente meglio di me chi pratica l'acciaio l'avrà sicuramente applicata, i link corti, lunghi, intermedi, secondo come devono lavorare, ci sono le limitazioni, ma non c'è nulla di nuovo. Queste sono cose ben note. E quindi poi si devono mettere chiaramente i irrigidimenti, ci sono tanti dettagli costruttivi nell'acciaio, perché l'acciaio è governato dal dettaglio, l'instabilità delle ali viene impedita se uno mette i piatti di irrigidimento, il trasferimento può avvenire solo se ci sono dei piatti di irrigidimento, altrimenti ci sono delle deformazioni locali. Quindi l'acciaio è fatto di dettagli. Devo dire che rispetto al cemento armato, che pure è fatto di dettagli costruttivi, è più controllabile, perché sono tutti dettagli a vista. Nel cemento armato controllare se vi hanno messo la staffa nel nodo o capirlo è molto difficile. Quindi da questo punto di vista l'acciaio è pulito. Questo è il motivo per cui spesso non viene utilizzato, perché non c'è un'adeguata manodopera, perché sbagliare sull'acciaio significa non montare. Sbagliare sul calcestruzzo significa fare un getto, non si vede più niente, più o meno si fa. Cioè si fa sempre. L'acciaio non si fa, non si monta. Quindi, vabbè, questo lo bypasserei anche perché non vi voglio, diciamo, troppo annoiare. Passiamo alle costruzioni composte. Cosa c'è di diverso? Diciamo quasi niente nell'impostazione, perché ci sono delle tipologie strutturali. Peraltro, nelle tipologie strutturali composte, i controventi sono di acciaio. Cioè, si possono usare controventi composti, ma la maggioranza, diciamo, di quello che dice la norma sono anche controventi in acciaio. Che significa? Che io sto facendo una struttura che è composta per la parte di carichi verticali, travi e pilastri, e che sto dando di nuovo all'acciaio, dove è più tradizione, dove ho molte più informazioni e molta più solidità, diciamo, di preparazione, sto dando il sisma, il ruolo, diciamo, ai controventi in acciaio, quelli classici. Quindi posso fare questo. Però posso usare anche le strutture intelaiate, e su questo è maggiore la differenza, perché la struttura composta porta la sua diversità nelle travi e nei pilastri, quindi nella flessione, nella pressoflessione. Oppure potrei anche usare dei controventi, diciamo, composti. Qualche cosa c'è, diciamo, sul mercato, diciamo, ci comincia a essere, però è abbastanza difficile. Perché qual è il problema? Il problema è che l'elemento composto longitudinale, se non è la trave dove si getta la soletta, gettare in sito diventa, anche la colonna è difficile da gettare in sito, si presta bene alla prefabbricazione. Infatti ci sono degli elementi, per esempio dei controventi cosiddetti a instabilità impedita, i quali non sono altro che dei tubolari di acciaio riempiti di calcestruzzo, dove dentro poi c'è un sistema di dissipazione, ma l'instabilità li impedisce il fatto che ci sia il calcestruzzo con l'acciaio, che è quello che abbiamo visto essere il ruolo negli elementi compressi. Anche qui ricompare e ci perseguita la larghezza efficace. Qua ci perseguita in una maniera molto complessa, per cui per esempio i software di calcolo non so bene, diciamo, come fanno, come agiscono, perché poi normalmente adottano un sistema, poi esce un numero, dice verificato, non verificato. In realtà la larghezza efficace è variabile, ed è variabile nella rigidezza, cioè io devo valutare una larghezza efficace che mi serve in campo elastico lineare per calcolare, ad esempio, le sollecitazioni. E ci sono delle tabelle che peraltro sono articolate, perché differisce la larghezza efficace secondo se il momento è positivo o è negativo, secondo se la colonna è interna o esterna, perché dopo vedremo che il vero cuore complesso della struttura a telaio composto è il nodo, perché il nodo per diventare composto presenta una serie di difficoltà. Se il nodo non è composto, e allora la struttura non è veramente una struttura composta a telaio. Quindi ci sono queste tabelline che ci individuano questa larghezza, diciamo, efficace,
E ce la individuano poi anche per il momento resistente. La tabella è ancora più complicata, si differenzia per momento positivo e per momento negativo, per nodo interno e per nodo esterno. Quindi è abbastanza complicato dire questa è la resistenza della mia sezione, perché tutto sommato la resistenza, cioè il momento plastico, dove sta? Se sta a momento positivo, negativo, all'interno e all'esterno. Quindi da un punto di vista di percezione della struttura e di controllo dei calcoli, questa cosa qua si presenta un po' più articolata. Comunque c'è la tabellazione. Non c'è problema. L'altra cosa è questa, che se la struttura è a telaio, come ho preannunciato per il capitolo 4, la trave composta si trova sia a momento positivo che negativo in continuità, cioè ci sono zone di momento negativo dove la sezione si fessura. A questo punto che succede? Che il momento di inerzia è variabile sulle travi. Prima c'era la possibilità di utilizzare, secondo la normativa, in questo è cambiata in meglio, devo dire, la possibilità di fare un calcolo in cui si attribuiva a delle zone l'inerzia fessurata, a delle altre l'inerzia non fessurata. E c'era poi in alternativa un'inerzia equivalente, che è quella che combina con questi coefficienti fissi 0,6 volte l'inerzia della trave non fessurata con 0,4 volte quella fessurata. Ora è rimasta solo questa formula, per fortuna, perché diciamo, differenziare zone di momento negativo e positivo richiederebbe un calcolo iterativo perché cambiano se ca nelle strutture prestate, quindi molto complesso. A questo punto c'è solo questo metodo semplificato. Anche per le colonne c'è un'inerzia equivalente che vedete quella di sotto dove compare il momento di inerzia dell'acciaio, momento di inerzia del calcestruzzo e momento di inerzia delle armature aggiuntive. Vi sottolineo che le colonne composte a cui si possono applicare le formule semplificate della normativa sono tutte con doppia asse di simmetria, cioè devono avere il baricentro della parte in calcestruzzo in acciaio e di armatura coincidente ed è per questo che si può scrivere in maniera semplice, diciamo, la formulazione. Allora, veniamo al nodo composto. È complicato fare un nodo dove ci sia il trasferimento degli sforzi tra la trave composta, cioè soletta in compressione o in trazione, e la colonna. Adesso, senza scendere in dettaglio, questa parte viene data molto in dettaglio nella circolare, dove è stata fatta anche una revisione perché sì, c'erano delle figure, ma non era proprio comprensibile. Giusto per sottolinearvi il problema, allora abbiamo diverse tipologie di nodo. Il nodo è molto diverso se state in estremità della struttura o se state all'interno, cioè in continuità. Questa è la prima differenza. Seconda cosa, come si fa in una struttura a telai a trasferire il momento flettente? Quando la compressione, se siamo a momento positivo, la porta alla soletta, oppure la porta all'armatura tesa quando siamo a momento negativo. Allora si vede dal primo disegno. Il primo disegno è il sistema efficiente di nodo di estremità. Guardate, si comprende perché la soletta abbraccia tutta la sezione in acciaio della colonna che arriva. Questa è una pianta, no? E quindi in compressione, quando si comprime, la soletta tocca contro la sezione e trasferisce la compressione. Non è proprio così semplice, ma lo fa. Quindi in maniera diretta, proprio fisicamente la tocca. Quando invece andiamo in trazione e tiriamo, la soletta abbraccia la colonna dall'altra parte e quindi c'è questa specie di collare che gli gira intorno, per cui se voi immaginate tirare la soletta trasferisce trazione alla colonna. Quindi questo è il punto. Se non facciamo così, noi non possiamo considerare alcuni meccanismi, quindi in un caso come quello a fianco, non potremmo considerare alcuni meccanismi. Per esempio, la trazione non la possiamo prendere se non c'è ancoraggio. A meno che non si faccia nel secondo dettaglio, guardate bene, che i ferri tesi, poiché non girano attorno, ci abbiano dei connettori a cui si aggrappano. Se non mettete quelli, funziona solamente la trave in acciaio a trazione, la trave, diciamo, solo la parte acciaio. Quindi qui il dettaglio costruttivo fa la struttura. Allora, quando si parla di calcolo, ma calcolare che cosa? Cioè io che cosa calcolo se non ho fatto un progetto, non ho disegnato una struttura che lo porta il momento? Come faccio a dire al computer sì, porta il momento positivo e negativo se il dettaglio non lo porta? Questo l'ingegnere a volte dimentica, no? Cioè pensa che sia così facile passare da un disegnino che ha un incastro a realizzarlo veramente, un incastro. Da un disegnino che ha un carrello a fare veramente un carrello. È là che si vede l'ingegneria strutturale, perché tutti sappiamo fare la trave appoggiata. Oddio, proprio tutti, diciamo, i miei studenti, magari non tutti, però comunque in senso lato tutti. Allora, andiamo al nodo interno. Il nodo interno è diverso perché la trave, diciamo, quando c'è sisma, il momento si inverte da una parte all'altra, sicuramente c'è la continuità. Allora, adesso, senza perdere molto tempo, si sono stati studiati dei meccanismi di trasferimento. Il trasferimento non è facilissimo perché voi sapete che il calcestruzzo non reagisce a trazione, quindi anche quando va in compressione, poiché la colonna è più stretta della parte collaborante della soletta, si capisce che in qualche modo, un po' come le travi a spessore,
questo, diciamo, sforzo che sta distribuito su una certa larghezza, molto maggiore della colonna, la colonna cioè piccola, di solito ha dimensioni molto piccole, deve arrivare dalla trave più larga. E quindi abbiamo questi meccanismi, diciamo, di puntone, che poi dipendono da come è fatto questo dettaglio, arrivano addirittura, guardate, sia frontalmente sull'ala della colonna, sia arrivano all'interno dell'anima. Analogamente a momento negativo, cosa fa? La soletta, diciamo, è tesa dall'altra parte, in questo collare che abbraccia, io tiro con le armature da un lato e la soletta spinge dall'altra parte, sempre con puntoni sia diretti che sull'anima. Quindi ci sono tutti questi studi. Volendo utilizzare una struttura controventata, dovete impedire questo trasferimento, viceversa. Cioè, se uno mette i controventi, deve stare invece attento. La soletta non deve dare continuità, altrimenti la colonna comincia a lavorare a flessione. E quindi il controvento non si carica. Allora, che si deve fare se io uso la trave composta? Cosa molto usuale, perché noi ci dimentichiamo che spesso in una struttura metallica, poi la soletta la facciamo collaborante con i connettori. A quel punto la trave è composta. E quindi che succede? Che se getto tutto intorno, metto questi dettagli costruttivi, funzionerà a telaio la colonna, che non è dimensionata per quello. Allora si deve lasciare il vuoto intorno alla colonna, in modo tale che quando arriva la compressione non tocca, che l'armatura non tira. Quindi ci sta questo dettaglio nelle strutture controventate, che è articolato, diciamo. Poi i nodi interni, vabbè, attivano meccanismi simili, inutile perdere tempo, siamo quasi alla fine. Questo che cosa significa? Che io vado a calcolare il momento resistente della trave, ma devo saper calcolare anche il momento resistente del nodo. E il nodo deve essere sovraresistente se uso un telaio, perché abbiamo la gerarchia. Quindi devo avere delle formule che vengono fornite. Ovviamente se il nodo è fatto in quel modo, e attenzione, i nodi composti potrebbero essere progettati in altro modo, se la colonna per esempio è riempita, se non riesca a saldare, si possono inventare, quello è quello più tradizionale. E quindi ci sono delle formule, non stiamo a guardare, che vi dicono quanto sono grandi i puntoni, che sforzo possono portare, le solite formule che riguardano i meccanismi locali, che sono quasi tutti articolati a puntoni attiranti, perché il cemento armato questo fa. Quindi questa parte è di cemento armato, che è la parte aggiuntiva sul nodo composto rispetto all'acciaio, le connessioni, e quindi ci sono tutte le indicazioni che servono. Qua vedete cosa succede, questa è una prova sperimentale, forse si intravede, che abbiamo fatto un po' di tempo fa, su un nodo dove sia la colonna era composta, sia la trave era composta, dove la soletta era in trazione. La soletta si fessura qua al bordo, diciamo, della colonna, perché a momento negativo spinge dall'altra parte, la colonna è tesa. E qui infatti vi faccio vedere poi un modellino di calcolo che è stato sviluppato insieme con un collega, col collega Amadio di Trieste, in cui voi vedete, quello è il nodo che abbiamo sperimentato, peraltro la soletta era fatta con la mira aggregata e getto superiore, e qui c'è la compressione. Allora, quando il momento è positivo, la sezione, diciamo, la soletta comprime contro la colonna, quando il momento è negativo comprime dall'altra parte, perché siccome il gira intorno, tira. E questa invece è la trazione che si ha questa è la compressione nel profilo a momento negativo, che è la parte più delicata del nodo. La trave è fatta per andare a momento positivo. Quando noi la diamo in continuità, il momento negativo nella sezione composta, diciamo, rende malissimo. Calcestruzzo è teso, si fessura, e qua c'è anche la compressione sotto, quindi si rischia l'instabilità dell'ala. Quindi va studiato. Poi ci sono tutte le formule per verificare le parti in acciaio, che ovviamente vanno verificate, e ci sono, non nella normativa, neanche nella circolare c'è tutto, però noi nell'ambito di un progetto di ricerca, ringraziamo Reluis che ci ha finanziato, abbiamo fatto delle linee guida che riguardano proprio il calcolo dei nodi composti, in cui ci sono tutte le componenti che vanno considerate, perché se io devo imporre sovraresistenza, il nodo lo devo calcolare, altrimenti rischio, diciamo, di avere una gerarchia non rispettata tra trave e nodo. E non è proprio facilissimo, perché ci sono tutte queste componenti, l'armatura porta, se siamo a momento negativo, l'armatura, il profilo metallico, quindi vanno un po' calcolate e fatti gli equilibri, anche a momento positivo. Quindi ci sono tutte le formulazioni possibili. L'ultima cosa è che si potrebbe avere una colonna composta dove anche nel pannello dell'anima si mette il calcestruzzo. Questo è un aiuto, perché il calcestruzzo che sta lì aiuta il pannello d'anima, che normalmente si deforma parecchio a taglio, perché come cemento armato prevalente la sollecitazione da taglio, perché il pannello è bidimensionale, può essere aiutato per l'instabilità da questo puntone. Però vanno fatte gli opportuni calcoli, e queste formulazioni sono fornite nella circolare. I nodi stanno nella circolare, perché essendo un argomento un po', diciamo, articolato, era troppo pesante per le strutture composte, che oggi a livello sismico come telai non sono tanto utilizzate,
metterlo nella normativa. Poi piano piano, se dovessero, diciamo, diffondersi. L'ultimo nodo, diciamo, su cui bisogna soffermarsi, che è particolarmente importante, è quello, diciamo, in fondazione, dove peraltro si vuole anche la duttilità della colonna eventualmente, quindi deve essere sicuramente sovraresistente. Si possono realizzare nodi, questo la normativa non dice come realizzare il nodo, fa riferimento prevalentemente a una tipologia di nodo che è quello dell'acciaio, dove poi se la colonna è composta c'è il problema se portare sotto i ferri, fare buchi e così via. Però esistono alternative che oggi si stanno diffondendo, dove i nodi sono un po' simili a quelli che si usano per il prefabbricato, perché se io arrivo con una colonna già gettata, ma anche con l'acciaio, visto che si utilizzano, che è una colonna annegata nel plinto, dove il funzionamento lo vedete, diciamo, sul lato destro, il momento flettente lo prende attraverso questa sollecitazione sul bicchiere, molto simile al prefabbricato. Anche su questo si stanno facendo degli studi. E poi vi ricordo come ultima cosa che si può ottenere una struttura composta quando si va a rinforzare una struttura in cemento armato con l'acciaio e quando la quantità di acciaio è prevalente. Quindi per esempio una trave in cemento armato che viene rinforzata in questo modo diventa una trave composta, quindi le formule che sono utili sono anche quelle. Oppure mettiamo un controvento eventualmente dissipativo, a quel punto dobbiamo studiare un rinforzo del nodo, il nodo diventa composto, se vogliamo, perché ci sono grossi contributi. La colonna confinata può diventare una colonna composta, dipende dagli angolari, quanto sono grandi rispetto alla parte di calcestruzzo e quanto portano. Quindi noi non la dobbiamo vedere la struttura composta così per la sua, ma dobbiamo vederla per i ponti, per le coperture, per i solai esistenti, per il rinforzo delle strutture. Quindi ci sono tantissime soluzioni, tantissime cose, la normativa fornisce delle indicazioni, ovviamente anch'io sottolineo per l'ennesima volta che la normativa è un semplice riferimento su alcuni dettagli, su cose complesse dove molti studi sono stati fatti e per arrivare ad avere un coefficiente che ha una base probabilistica affidabile, cioè bisogna andare sulla normativa perché sennò ognuno di noi si dovrebbe studiare fiori di libri, però alcune cose fondamentali, tra cui quelle che abbiamo detto, cioè la duttilità, il perché, l'instabilità locale, cioè alcune cose fondamentali non è la normativa che le dice, è l'ingegneria, diciamo, nei suoi studi che le dice, quindi bisogna capirle, diciamo, al di fuori della norma, altrimenti leggere la normativa diventa ostile ed è solo un'applicazione di formulette. Vi ringrazio.